Grazie naturalmente all'Ampi per l'invito che mi ha fatto di presentare questo libro di Gianni Giannoccolo che avevo presentato già alcuni mesi fa a Biancavallo. Un libro che, come si vede, è anche molto corposo perché molto importante è l'argomento che tratta e quindi un argomento molto controverso in questi ultimi anni. Praticamente l'argomento di questo libro è la natura della resistenza, cioè se la resistenza sia stata anche appunto una resistenza in che senso, se sia stata una guerra o solo una guerra di liberazione, come viene anche chiamata, o se sia stata anche per esempio una lotta di classe. O se sia stata, come ha cominciato a dire qualcuno già nel primo dopoguerra, una guerra civile. Sembrerebbe un po' una questione, come si potrebbe dire, quasi puramente teorica o storiografica, un argomento che potrebbe interessare soltanto gli storici. E invece è un argomento di grandissima importanza anche proprio politica. Culturale perché riguarda appunto l'interpretazione che si dà della resistenza, di cosa è stata la resistenza e questa interpretazione ha risvolti evidentemente anche sull'oggi, sulla qualità. Che la guerra di resistenza fosse anche, cioè fosse, anzi no, anche fosse esclusivamente una guerra civile. È una tesi che storicamente hanno avuto i neofascisti. È la tesi portata avanti soprattutto da uno storico di destra, che è stato a suo tempo anche soldato della Repubblica Sociale, cioè Giorgio Pisanò. Giorgio Pisanò aveva appunto sostenuto che la resistenza era stata una guerra civile. Ma cosa si intende per guerra civile? Quando noi parliamo di guerra civile pensiamo in genere a epoche molto, molto lontane. La guerra civile che si studia a scuola di solito è quella dell'antica Roma, per esempio fra Pompeo e Cesare. L'origine di questo termine era che era una guerra che era avvenuta fra due cives, cioè due cittadini dell'antica Roma, ambedue cittadini dello stesso stato, non solo dello stesso contesto, diciamo, statale, ma anche dello stesso contesto sociale, quindi erano cives, non erano schiavi, non erano liberti, non erano soci, cioè appartenenti a quelle popolazioni alleate di Roma. Erano invece ambedue cittadini di Roma e per questo la guerra fra questi due personaggi, che poi rappresentavano evidentemente anche interessi diversi all'interno della compagine allora ancora repubblicana di Roma, era una guerra interna a questa appunto compagine statale e sociale. Ma l'elemento importante di questa definizione di guerra civile è che chi combatte una guerra civile sono due parti che sono ambedue sullo stesso piano. E qui è un po' il punto che spiega perché i fascisti, gli eredi della Repubblica Sociale, abbiano voluto definire la resistenza una guerra civile. Cioè i partigiani e i soldati repubblichini sarebbero sullo stesso piano e quindi questo presuppone naturalmente tutta una serie di conseguenze che effettivamente i neofascisti hanno cercato in questi anni di ottenere, e cioè sostanzialmente l'equiparazione fra soldati appunto della Repubblica Sociale e partigiani. È un tentativo che hanno cercato più volte di fare nel dopoguerra e soprattutto poi dagli anni 90 in poi. Quindi questo concetto di guerra civile,
che appunto la destra e il neofascismo ha portato avanti in questo dopoguerra non è semplicemente una questione di definizione, ma è un concetto che sta alla base di tutta una politica, addirittura sta alla base di quello che poi è stato chiamato il revisionismo storico, cioè quella interpretazione della resistenza che si cerca di portare avanti in tutto il dopoguerra, ma soprattutto dagli anni 90, volta appunto a cambiare il significato della lotta di liberazione. Ma fino ad un certo punto questo tentativo, questa idea, no, neofascista, questo tentativo di definire la resistenza come guerra civile, era naufragato di fronte a tutto il mondo resistenziale che negli anni 50, 60, 70, 80, fino a un certo punto era ancora molto forte. Gran parte dei partigiani o comunque di coloro che avevano vissuto quegli anni erano ancora vivi, il significato della lotta era chiaro, cosa avevano fatto i fascisti, i collaborazionisti dei nazisti, come avevano collaborato alla distruzione, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale, anche il materiale del paese, tutto questo era ancora chiaro, era ancora nella memoria della gente, quindi non riuscivano a sfondare su questo piano. E soprattutto il mondo resistenziale, quello che faceva riferimento all'AMPI, agli istituti storici, eccetera, era ancora compatto rispetto a questo concetto. Poi è successo qualcosa. Nel 1991 è stato pubblicato un libro di Claudio Pavone, un libro che si intitolava Una guerra civile, saggio storico sulla moralità della resistenza. Ecco perché questo libro costituisce quasi una svolta nell'ambito di questa concezione della resistenza e quindi anche è quello che un po' poi ha permesso che si diffondesse il revisionismo storico. Perché Claudio Pavone non era uno studioso di destra, ma era anzi un importantissimo studioso del movimento resistenziale, era un esponente dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, lui stesso era stato partigiano e addirittura aveva curato l'edizione di tutti gli atti delle Brigate Garibaldi. Quindi uno studioso assolutamente riconosciuto come facente parte del mondo che si ispirava alla resistenza e che cercava di portare avanti appunto gli ideali, i valori della resistenza. Questo volume, che era anche molto corposo, fece un grande effetto, perché appunto era la prima volta, non era proprio la prima volta, ma la prima volta che uno storico così importante usava questo termine, appunto guerra civile, per definire la resistenza. In realtà Claudio Pavone ha detto poi che lui avrebbe voluto dare un altro titolo al suo libro. Effettivamente quello di Pavone, almeno così insomma lui ha detto, era soprattutto un interesse storiografico, cioè analizzare i vari aspetti della resistenza, le varie interpretazioni, verificarle con la documentazione, insomma uno studio, e che invece fu l'editore, che era Bollatti Boringhieri, ad aver praticamente imposto questo titolo. Questo naturalmente è una dimostrazione di come un titolo possa poi anche in qualche maniera snaturare o cambiare il significato di un libro. È vero che di solito l'editore si riserva il diritto di decidere il titolo, questo lo so perché sono editrice anch'io, però so anche che una cosa è riservarsi il diritto di decidere il titolo di un libro di narrativa,
di un romanzo, appunto, una serie di racconti o di anche un libro di poesia. Un'altra cosa è riservarsi il titolo appunto di un libro di storia, perché in questo caso la responsabilità è molto più grande. Comunque, fatto sta che questo libro ha costituito una sorta di cartina tornasole di qualcosa che stava già crescendo, no, nel mondo della storiografia, la voglia di cambiare, diciamo, un'impostazione che si riteneva in qualche maniera anche agiografica, no? Si diceva della Resistenza, non si può parlare soltanto degli aspetti positivi, si diceva bisogna mettere in evidenza tutti gli aspetti, come se prima non se ne fosse mai parlato. I libri che mettevano in evidenza errori o comportamenti, diciamo, che potevano essere criticabili da parte dei partigiani, erano sempre stati pubblicati, perché la destra ha sempre avuto una propria editoria. Però questo libro capita in un momento particolare, perché il 91 è anche l'anno della fine del Partito Comunista, è l'anno anche della fine della Jugoslavia, che era stato, diciamo, un paese importante, no, nell'ambito della resistenza europea. È l'inizio, insomma, il 91 è l'inizio di, cioè a livello più generale, erano anche gli anni di Tangentopoli, la fine della Prima Repubblica, l'inizio della Seconda. Quindi questa nuova interpretazione della Resistenza è praticamente arriva in un momento in cui stanno cambiando molte altre cose, ed è per questo che questo libro di Pavone ha avuto così tanta importanza. Però Gianni Giannoccolo, che gli anni invece della Resistenza e le lotte le ha vissute e si ricorda come erano le cose, non era e non è d'accordo con questa interpretazione, sentendo appunto che poteva dare la stura a tutta una serie di altre conseguenze, appunto, di tipo revisionistico, e quindi ha deciso, penso parecchi anni fa, perché questa documentazione che lui ha raccolto credo che abbia richiesto molto, molto tempo, di scrivere un libro, un saggio che contestasse appunto questa interpretazione della Resistenza come guerra civile. E quindi è nato questo libro, Resistenza, guerra civile o guerra giusta. Adesso leggiamo proprio l'inizio con cui Gianni spiega i motivi di questo libro. La memoria non può essere cancellata, anche perché la Resistenza rimane un punto di riferimento per tutti coloro che quel periodo l'hanno vissuto e che hanno avuto modo di conoscere gli orrori della guerra, la spietata occupazione nazista dell'Italia e dell'Europa, con la deportazione di civili nei campi di concentramento, ebrei sterminati, saccheggi, incendi di case di civili con donne e bambini, stragi di gente inerme, le perquisizioni e le depredazioni. In sostanza, la violenza tendeva a ridurre a terra bruciata un ambiente che si avvertiva come ostile, in quanto contrastava la violazione dei fondamentali diritti umani, respingendo ogni forma di complicità. Eventi che non debbono cadere nell'oblio, ma che debbono essere trasmessi da generazione in generazione, non tanto per esorcizzarli, quanto perché servano da monito affinché non abbiano a ripetersi. Parafrasando Gioele, essi continueranno a essere presagiti dai figli, presenti nei sogni dei vecchi e nelle visioni dei giovani nell'incessante continuazione della memoria. C'è troppa gente che quel periodo vuole rimuovere, e non mancano coloro che con teorie elaborate a tavolino, con iniziative estemporanee sprovviste di ogni seria verifica, tentano di stravolgere i termini storici di quegli avvenimenti, capovolgendone i rapporti casuali, nascondendo la motivazione e l'origine di determinati fatti, rifacendo una storia di comodo sulla base di tesi precostituite per adattarla e renderla funzionale a orientamenti politici contingenti. È il momento di ricostruire, sulla base di documenti e testimonianze, quei drammatici eventi nella loro verità assodata
ed ineccepibile, per non smarrire la memoria di un patrimonio che deve essere tramandato, un patrimonio che è ignorato volutamente da coloro che, mimetizzati sotto i paraventi di qualche partito postmoderno, persistono ancora oggi nell'esaltare le gesta di Salò, come si è peritato di fare più di una volta l'ex ministro La Russa. Dico subito che chi scrive appartiene alla schiera, per fortuna tutt'altro in via di estinzione, di coloro che non si rassegnano a dover accettare passivamente l'interpretazione corrente che si intende dare al significato della resistenza, di quello che essa ha rappresentato nella lotta di popolo contro l'occupante nazista dell'Italia dal 1943 al 1945. E neppure ad accettare alcuni episodi e strumentalizzazioni del dopoguerra, a volte raccapriccianti e da condannare, ma pur sempre isolati e anomali, attraverso i quali avallare la tesi che in Italia in quel periodo vi sarebbe stata una guerra civile. Queste parti, specialmente in cui esprime Gianni tutto il proprio sentimento anche nei confronti della lotta di liberazione, sono veramente molto molto efficaci, quindi credo che anche questo sia importante in un libro, al di là della documentazione, della ricchezza, delle argomentazioni, sia importante anche come vengono spiegati. Si diceva appunto degli anni 90 e ricordava in questo brano anche i partiti postmoderni, quelli no, nati appunto nella Seconda Repubblica, quando appunto il Partito Comunista non c'è stato più, ma ad un certo punto non c'è stata più neanche la Democrazia Cristiana, anche l'MSI ha cambiato, diciamo, esteriormente, no, il proprio nome. Tutti questi cambiamenti hanno fatto sì che anche i riferimenti passati della resistenza fossero in qualche maniera messi in discussione, soprattutto per quelli che erano le persone più giovani, cominciava a diventare tutto molto più difficile da capire. Tanto difficile da capire che a un certo punto si è arrivati a quello che è stato chiamato il consociativismo anche nella storia. Questo consociativismo nella storia che ha avuto il suo momento più eclatante, più evidente, ma secondo me anche più drammatico e più triste, nell'incontro che ci fu nel 1997 a Trieste fra Fini e Violante, e che è quello che proprio ha dato l'inizio a questo modo di considerare la storia, sfruttando una nuova visione individualistica dei comportamenti sociali anche, per cui si cominciò a dire che non era importante da che parte uno avesse combattuto, se da quella giusta o da quella sbagliata, ma era importante che si aveva lottato in buona fede per degli ideali, per cui Violante in questo incontro, non so se vi ricordate, cominciò a parlare in modo anche così, con un termine quasi affettuoso, dei ragazzi di Salò. È chiaro che quelli che prima erano i collaborazionisti di Salò, collaborazionisti dei nazisti, collaborazionisti nei rastrellamenti, collaborazionisti negli arresti, collaborazionisti nelle delazioni, collaborazionisti nelle stragi, e diventano poi i ragazzi di Salò, la prospettiva in cui vengono questa parte della storia poi viene percepita è completamente diversa. Magari quelli che avevano e hanno una certa età, che hanno o vissuto come Gianni, o hanno sentito raccontare dai genitori direttamente, oppure si sono occupati, hanno letto, eccetera, magari hanno continuato a distinguere, a capire la differenza fra partigiani e repubblichini.
ma quelli che sono più giovani, se non supportati da un insegnamento familiare o da qualche altro tipo di pedagogia, evidentemente finiscono con non capire più niente e appunto essere preda di questa nuova ideologia che tutto mescola e che tutto fa diventare grigio, cioè per cui tutti i morti sono uguali, bisogna ricordarli tutti quanti assieme, basta aver lottato per qualcosa in cui si credeva, per cui si confonde il sentimento umanitario che può esserci nei confronti di chiunque con il giudizio politico e storico, che sono due cose o tre cose completamente diverse. Per cui se teniamo conto di tutti questi aspetti e di come appunto dagli anni, ormai da una ventina d'anni, questo tipo di modo di pensare è entrato molto nel modo di pensare comune, ma anche purtroppo nella storiografia proprio, capiamo che un libro come quello di Gianni è veramente molto molto importante. Io adesso chiederei di leggere ancora una parte in cui si capisce proprio quali erano i valori, no, per cui ha combattuto la resistenza. La vita partigiana era regolata da una rigida disciplina, talvolta inflessibile, che non lasciava scampo a chi si macchiava di atti scorretti e disonesti, specialmente a danno dei civili. Il che non vuol dire che questo rigore di per sé potesse in modo assoluto impedire fatti che denotavano particolari deviazioni, specie talvolta in episodi di banditismo vero e proprio. Chi però ha avuto la pazienza e soprattutto l'interesse di esaminare gli atti ha potuto verificare che le formazioni partigiane dovevano seguire i principi a loro impartiti, da porre alla base del comportamento di un esercito democratico. I comandi partigiani davano a loro volta norme regolamentari, tutte misure che indubbiamente, se proprio non impedirono, comunque limitarono molto ogni arbitraria iniziativa singola o di gruppo. Occorre la massima cautela e ponderazione quando si tranciano giudizi su atteggiamenti, decisioni, episodi che risalgono oltre 65 anni fa, quando si combatteva con le armi in pugno contro un nemico spietato, senza che vi fosse sempre la possibilità nel prendere decisioni in situazioni di pericolo di riflettere a sufficienza. Come pure consigliabile di evitare di fare storie su interessate narrazioni altrui, non dimenticando che spesso memorie, ricordi, testimonianze sono tra le fonti storiche le più ingannevoli. Lo storico è inevitabilmente influenzato dall'ambiente in cui opera, ma non deve comunque sottrarsi al dovere di attenersi nella sua ricerca a risultanze obiettive e interpretare gli eventi senza abbandonarsi a fantasticherie o a tesi precostituite. Capita spesso che il medesimo episodio sia percepito o raccontato in modo diverso da soggetto a soggetto, dando più o meno importanza a particolari che però, se ingigantiti o trascurati, portano a una deformazione della realtà. Per descrivere la violenza e darne atto, Pavone ha posto sotto accurata osservazione il testo delle canzoni che cantavano i partigiani e i repubblichini, ma non ha messo il minimo impegno nell'esaminare il carattere e la portata dell'occupazione nazista in Italia, men che meno sugli eventi tragici subiti dal popolo italiano in quegli orribili 20 mesi. Da qui occorre partire per comprendere l'autentico significato di questa gloriosa pagina della storia italiana. La resistenza non poteva che essere armata. E quando si era alle prese con un nemico spietato e crudele, era inevitabile che si commettesse talora qualche eccesso, non fine a se stesso, ma molto di sovente per precauzione, anche per paura, perché spesso si può sbagliare per eccesso di rigore. Può avere conseguenze più tragiche la mancanza di rigore. E allora devi decidere. Sono veramente i concetti principali che devono essere portati contro
il revisionismo storico imperante, perché in questi ultimi anni, appunto per la distanza soprattutto anche che ci separa dalla guerra, non so se avete osservato, ma spesso la resistenza viene raccontata in maniera avulsa dal contesto in cui tutto questo avveniva. I vari Pansa, Pirina, eccetera, hanno scritto in questi ultimi anni libri su libri, raccogliendo tutto quello che i fascisti avevano scritto in questo dopoguerra, raccontando di uccisioni, efferate, massacri, stragi da parte dei partigiani, come se i partigiani lo avessero fatto in una situazione assolutamente di calma e tranquillità, in cui per una pazzia collettiva era successo questa cosa qua. Si dimenticano l'occupazione tedesca, le stragi naziste, ci si dimentica quello a cui il fascismo aveva portato, i bombardamenti, le rappresaglie, cioè viene dimenticato tutto, rimangono soltanto le cosiddette efferatezze partigiane. È chiaro che questa è una prospettiva assolutamente sbagliata. Purtroppo però sembra incredibile, ma sta ottenendo in questi ultimi anni un certo successo questa visione per cui i partigiani sarebbero stati gli unici che dovevano fare la resistenza non armata, ma appunto porgendo l'altra guancia. È molto importante anche in questo brano, che è stato anche così ben letto fra l'altro, la spiegazione che viene data del valore delle memorie, delle testimonianze orali, è il valore della documentazione scritta, della documentazione del tempo. Perché oggi praticamente si è cominciato da un po' di anni a fare storie sostanzialmente sulle memorie orali, sulle testimonianze personali, ma come mette benissimo in evidenza Gianni, le memorie personali possono essere deformate, modificate da tantissimi particolari psicologici, sociali, affettivi, sentimentali, da una sbagliata percezione delle cose, dall'età che uno poteva avere, dalla paura, dal momento che stava vivendo. Quindi tutta questa mole di documentazione orale, che è importantissimo che venga raccolta e che è importantissimo che sia stata raccolta, non può essere però poi usata come se fosse, cioè le singole storie, la verità rivelata. Le singole storie vanno confrontate, inserite in un contesto documentale, capire cosa stava succedendo contemporaneamente sul fronte della guerra più in generale, capire quali erano gli interessi in gioco. Cioè la storia è difficile farla, non è una cosa che per cui ognuno ha una propria memoria e quella è la storia. E quindi questo che ha scritto Gianni in questo punto è molto importante. Perché ha scritto questo? Perché il libro di Pavone, che è un libro, come dicevo, molto corposo, si basa moltissimo proprio sulle testimonianze orali, sulle percezioni delle cose. È logico che Claudio Pavone, essendo uno storico anche di professione, usava anche i materiali in maniera, diciamo, storiografica, confrontandoli, eccetera. Però sicuramente ha dato in questo libro un'importanza che si potrebbe definire eccessiva, appunto, a questa documentazione orale. E Gianni ha messo molto bene in evidenza questo aspetto. Leggiamo l'ultimo brano e poi diamo la parola a Gianni. Visionando negli archivi di Stato i faldoni contenenti sentenze relative a processi a ex partigiani, leggendo il dispositivo si apprende che la condanna era motivata da motivi di vendetta e non contro i poteri dello Stato, come ritorsione per torti personalmente subiti. Le condanne,
non vennero combinate per azioni rivolte contro lo Stato e il suo assetto amministrativo e di potere, al fine di un rivolgimento economico e sociale. Tanto basta perché non si possa pensare, anche sulla base di tali sintomatici eventi, che l'Italia fosse allora travagliata da una guerra civile. Gli obiettivi avrebbero dovuto essere di ben maggiore portata, come la presa del potere o la modifica dei contorni geografici dell'Italia. Però la vendetta è un antico sentimento che si manifesta con azioni violente, che tendono a colpire l'avversario non sempre materialmente, con lo scorrimento di sangue, ma anche solo per danneggiarne l'immagine. Nel dopoguerra assistemmo in verità a numerosi episodi di vendetta, di notevole e ingiustificata violenza. Gli animi per le disastrose conseguenze della guerra erano molto esacerbati. A volte si colpiva a occhi chiusi, nel senso che si colpivano persone solo perché legate con un filo di parentela a un gerarca oppure a un collaborazionista, o addirittura contro chi era semplicemente sospettato di aver collaborato con i nazisti senza averne la prova, come è accaduto a Schio nella notte tra il 6 e 7 luglio del 1945, quando la guerra ormai da 2 mesi aveva avuto termine. Le vittime, che si trovavano rinchiuse in carcere, furono ben 54, una vera strage, un episodio esecrabile che non ha attenuanti. A chi cerca di strumentalizzarlo, però, occorre ricordare che fu semplicemente una strage inutile. Non fu un atto di guerra, tantomeno di guerra civile. I partigiani erano tutti tornati nelle loro case, quindi non può essere collegato alle formazioni che facevano parte della resistenza. Si trattava semplicemente di iniziative che partivano da ristretti gruppi di persone, le quali, esasperate dalle tragiche conseguenze della guerra, erano spinte da incontrollati impulsi che li portavano a compiere azioni di vendetta, ritenendo, in modo sbagliato, che quello fosse un modo spiccio per vendicarsi dei circa 2000 morti dovuti alle rappresaglie nazifasciste del Vicentino. Questa è una parte del libro di Gianni che potrebbe essere anche la più controversa. Io, fra l'altro, su una parte di questa impostazione non sono completamente d'accordo, perché io penso che all'interno della resistenza ci siano state anche delle motivazioni di cambiamento sociale e statale consistenti, e che dietro queste vendette ci fosse anche in parte la delusione per come poi le cose erano andate, per il fatto che già dal 1944 si sapeva che nella parte dell'Italia liberata gli alleati stavano praticamente appoggiando le forze più moderate, più reazionarie, i fascisti in parte erano ritornati anche in auge, anche se sotto altre spoglie. Una parte ha avuto anche il fatto che si è visto che l'epurazione in realtà non funzionava, l'epurazione quella, diciamo, decisa giuridicamente per legge, e quindi se molti hanno pensato anche di farsi vendetta da soli, forse c'era anche questo sentimento che la giustizia in realtà poi non funzionasse. Insomma, secondo me ci sono delle motivazioni anche abbastanza profonde. Secondo me non sono state soltanto vendette personali, ma su questo avevamo già avuto modo anche a Piancavallo di parlare con Gianni. Io credo comunque che più o meno a grandi linee gli argomenti di questo libro siano abbastanza chiari. Tu preferisci che vengano fatte delle... Ecco, Gianni dice se ci sono delle domande, lui risponde molto volentieri, perché è molto bravo, oltre che a scrivere, anche a parlare, tra l'altro. Grazie.